E allora, venerdì 30 marzo 2007 siamo all'interno del Barbican Centre, forse la struttura multimediale più grande d'Europa, in compagnia dell'artista italiano Ludovico Einaudi, il quale, ricordiamolo, è stato già gradito ospite sulle nostre pagine poco più di un mese fa. Quindi, innanzitutto, bentornato Ludovico. Apriamo con quella che è la domanda che facciamo a tutti quanti. Cos'è arte? Cos'era arte? Sì. Ma in due parole forse è quella cosa, diciamo, che ti permette di trasferire, il mezzo che ti permette di trasferire le emozioni che hai dentro agli altri. Quindi questo può succedere attraverso la musica, attraverso le arti visive, attraverso il cinema, insomma, attraverso vari mezzi che ti servono per rappresentare quello che uno ha dentro. Quindi penso che quella sia la funzione e il significato di un'arte. Diciamo che in questa chiave che tu poi alla fine componi colonna sonora per comunicare questo Beh, qualcosa. compongo musica, colonne sonore sono un'altra cosa, nel senso che la musica poi per me è questo, è il mezzo che mi permette di trasferire poi quello che ho dentro agli altri. Nel cinema è un discorso diverso, nel senso che avviene la stessa cosa, però poi c'è anche l'immagine che è data, quindi c'è un'altra persona poi che partecipa a questo, è l'insieme, diciamo, del lavoro di tante persone con il cinema. Con la musica io lo faccio sia nel cinema ma anche e soprattutto da solo. Come sta andando questa tua tournée? Molto bene, è stato un giro molto felice di concerti sia in Italia che in Inghilterra. Adesso appunto questa è la seconda data che facciamo qui a Roma, al Barbican, e poi siamo di nuovo in Italia, dopo domani siamo a Roma e quindi andiamo a girare Ecco, come ci si sente a suonare in un luogo come questo, nonostante tanti anni spesi, diciamo così, on the road? Ma bene, sono venuto già un po' di volte qua, quindi mi sento ormai qua O quasi a a casa casa. Ho quando torno. Conosco tutti e quindi è una situazione familiare. capito, quindi diciamo anche molto rilassata come situazione. Sì, direi di sì. Senti, hai voglia di parlarci un attimo del festival, i suoni delle Dolomiti? Sì, quello è un festival che si svolge in Italia d'estate, molto bello perché diciamo, combina la musica con dei luoghi meravigliosi che sono le Dolomiti, e quindi ogni concerto permette di scoprire questi posti di montagna abbinati a un evento musicale. Io sono stato invitato lì nel 2002 a fare un progetto che in realtà poi sono state le prime musiche che poi ho scritto per quello che poi è diventato Divenire. Abbiamo fatto questa cosa in un altipiano a 2000 metri con dietro le montagne, le parole di San Martino, e ho scritto una cosa con l'orchestra d'archi, e poi sulla base di queste prime musiche ho completato questo quadro musicale con altri elementi che poi sono nati negli anni seguenti. Diciamo che la tua musica un poco riflette questo volersi sentire un tutt'uno con gli elementi della natura. Hai un particolare modo di comporre? Pensi che ci sia qualche peculiarità di fondo? Oppure, insomma, quello che ti viene di getto metti sullo strumento? Ma no, poi l'ispirazione viene da tante cose, a volte nasce da suonando lo strumento, a volte può essere da un libro, da delle cose che uno vede, da degli incontri, delle visioni di posti, di persone, quindi è sempre l'ispirazione nasce da ragioni e motivi diversi che per fortuna per uno non può mai prevedere, perché se non sai come vengono svolte, se non trovassi la formula per l'ispirazione, invece a volte uno non la trova, però è sempre un'idea di cercare qualcosa che poi
quindi diciamo questo dovrebbe poi portare l'artista a creare sempre qualcosa di nuovo. Esatto, a rinnovarsi rinnovare, sì, a rinnovare proprio. Ecco, in quest'ottica ci sono state delle collaborazioni che ti sono rimaste particolarmente impresse, qualcosa insomma si è distinto? Beh sì, ho fatto tante collaborazioni con vari artisti, da Balla che si soco, che è un musicista africano, poi ho fatto una collaborazione con un musicista turco che musica elettronica, anche se non è Chandelier, poi recentemente con Robert Limpok e suo fratello Ronald, con cui abbiamo fatto un progetto più elettronico, loro sono tedeschi, e quindi ogni volta queste collaborazioni mi interessano perché poi portano diciamo a un dialogo con altre persone, ampliano le vedute, uno scambio di visioni del mondo, di cultura, quindi è sempre qualcosa che mi piace fare. Capito. Quindi tutta questa tua versatilità, diciamo, in quale categoria musicale ti inseriresti, sempre che poi per te abbia senso parlare di categorie? Io di solito sono abbastanza scettico, e rifugo un po' le categorie, servono forse più ai negozianti che vendono i dischi, perché ti mettono dentro uno scaffale piuttosto che l'altro. Una cosa su cui riflettevo recentemente è che di base nelle parti di musica classica ci sono solo compositori che sono morti, e io preferisco invece stare in mezzo ai vivi, per cui preferisco stare in mezzo alla musica di oggi. Di un'altra epoca, insomma. Così. Ebbene, allora alla fine ci vuoi parlare un attimo delle caratteristiche sostanziali di questo tuo nuovo album, se ce ne sono, rispetto ai tre precedenti? Ah, sì, come dicevo, è un, appunto, il lavoro è nato in parte da quell'esperienza dei Dolomiti, poi io penso a questo all'album come fosse un quadro in cui ci sono molti elementi. Avevo queste prime musiche che erano come le montagne di questo quadro, poi ho dipinto i fiumi, il mare, le pianure, come un quadro di quelli che c'erano nel Settecento, dove da un lato si vede la luna, dall'altra parte si vede il sole, e quindi man mano questo mosaico si è composto in un grande paesaggio dove tutte queste energie, questi elementi fluiscono. In tutto ciò c'è l'orchestra d'archi, poi c'è il pianoforte solo, poi c'è anche una parte di pianoforte con l'elettronica, e tutti questi colori di suoni, questi timbri però si ritrovano insieme nello stesso mare. E tra virgolette un quadro impressionista? No, direi di no, perché ci sono, io lo vedo proprio più come un quadro più vivo, con dei colori forti anche. Poi non è una. In tutto ciò parlo di un quadro, anche se poi non sento, non è una. Non sto parlando di musica descrittiva, non è che si deve immaginare poi le montagne. E secondo me poi la natura a volte può essere uno spunto di ispirazione, ma è più un'idea di interiore, di espressione di qualcosa che uno ha detto, forse la musica poi può suggerire, tirare fuori e evocare, però non è una musica ispirativa. Bene, grazie. Grazie.